E ciao a tutti, qui Filone che parla. Oggi sono qui a presentarvi un altro video. Oggi siamo su Clash Royale. Sono appena scattate le 9 e voglio fare un video sulla nuova sfida che è appena uscita, appena la mia connessione si decide a caricarmi internet. Allora, grazie per le palle di fuoco, ci abbiamo questi due bauli velocemente. 95 monete, 2 gemme. Come vedete qui sono proprio le 9, sto registrando il video adesso, è iniziata adesso la sfida e sinceramente non ho più idea di che mazzo fare. Allora, doniamo Barbari Scelti, la scarica, chiediamo la palla di fuoco che me ne mancano 40 per poterla potenziare a livello 9. Finalmente qui ci sarebbe lo stregone elettrico, vabbè, a parte non ho le monete, non molto interessa. 4 vittorie, 2500 monete, 6 vittorie, 10 cure, 8 vittorie, baule gigante di arena 11, 10 vittorie, 25.000 monete, 12 vittorie, 100 cure. Allora andiamoci a fare subito questa sfida, non so sinceramente con che mazzo, vediamo, voglio provare con questo che c'ho adesso. Ma andiamo subito in battaglia, vediamo cosa esce fuori. Ovviamente scegliamo la cura Goblin cerbottaniere. Bah, a questo punto scelgo la torre dello spaccamuro, voglio un attimo essere sicuro. E qui sono un po' indeciso, non so sinceramente che carta scegliere. Vabbè, scelgo il boscaiolo. Non sapevo che carta scegliere. Io il draft challenge, boh, io mando un bel buona fortuna. Strega, razzo, principe. Bah, non mi dispiacciono queste carte, la cura te l'ho rubata io. Così impari. Vediamo come funziona. 176 di cura al secondo e dura solo 3 secondi. Ok, vediamo cosa esce fuori se faccio così. Ok, vediamo. Quello ovviamente non può essere, non può stare da solo. Vediamo, la cura non la uso per adesso. No, non rientro nel raggio. Vediamo, non so da che lato attaccare perché questo c'è un mazzo un po' particolare. Allora, mettiamo principe, cerbottaniere, eccola la cimitera. Ah, mi è mancata la strega, quanto sono contento. Il mio principe è andato a buon fine. Non so sinceramente come posso usarla questa carta, forse dovrebbero aumentare un po' di più. Ma è già finito l'effetto della furia? Neanche il tempo? Così veloce? Guarda il Goblin cerbottaniere che fa casino. Grazie. Adesso lui mi tirerà un sacco di gente. Dai boscaiolo, dai boscaiolo. Distruggi quell'arco X. Perfetto, quell'arco X non ha fatto buon viaggio. Dai, dai, adesso lui mi tirerà la palla di fuoco ovviamente. Ammazzate qualcosa. Perfetto. Mi servono due razzi. Dai che la situazione qui è un po' particolare. Mi serve il razzo. Dai che vinciamo, dai che vinciamo. E la prima battaglia siamo riusciti a vincerla. Yes, bella partita, grazie. La cura sinceramente non mi è piaciuta per niente. Il raggio è pochissimo e dura meno di 3 secondi perché il tempo che la metto già finisce. Ok, mi sono anche preso 3 belle corone che non sono comunque male, così mi passa per il bullo della corona tra altre due. Allora, cosa mi prendo? Prendo gli sgherri, bah, mi prendo la cura ovviamente, mi può sempre servire. Il boy assolutamente per distruggere tutta quella gente e le frecce per sicurezza. Perfetto, aspettiamo l'avversario. Dai, su, su, su. Oggi ne abbiamo 28 aprile, ho iniziato la sfida proprio alle 9 spaccate. Mettiamo gli sgherri. Oh, lui inizia con quello. Io non ho come attaccare. Ovviamente il boio lo metto da questa parte che lui metterà sgherri e quant'altro. Quello non mi piace molto. Mettiamo il bocciatore. Dai, dai, dai. Questa mossa non è che l'abbia capito molto, però vabbè. Lo saprà lui. Mettiamo questi. Dai, dai. Vanno, mi ha preso l'altro boio. Mettiamo una cura. Quello non ha più poi detto che cos'era quella carta. No, peccato.
Vabbè, ci ho provato. Spirito di ghiaccio, se andavi a buon fine un pochettino meglio, al posto di mirare quel sgherro che stava per ultimo. Dai, su, 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 che stiamo andando benissimo. Peccato che non c'ho il razzo, perché prima il razzo mi ha fatto vincere. Non so cosa sto combinando, ma vabbè. Comunque abbiamo vinto. Lui si è arreso ovviamente, io gli mando buona fortuna perché ha tirato la palla di fuoco così a destra a casa. E abbiamo vinto anche la seconda battaglia. Vediamo come reagisce se metto questa qui. Timo gli arcieri. Dai principe. Dai su su su. Forza principe. Un'altra fulmine, dai. Siamo riusciti a vincere anche questa partita. Buttiamo la fulmine. Boom. Perfetto, gli mandiamo un bel buona fortuna. Siamo riusciti a vincere tra l'altro con uno cinese, giapponese, non so sinceramente di che cos'è, mi stava pure volando il telefono via nel vuoto. Allora, apriamoci questo baule della corona, 609 monete, 2 gemme, 6 barbe rescelte, 24 dadi sgherri, 44 arcieri, 8 golem di ghiaccio. Vabbè, che schifo, ci siamo presi comunque le monete, dai. Facciamoci questa battaglia sperando di riuscire a vincere anche questa. Fuori tutta quella gente, niente, vabbè. Clash Royale ha voluto che perdevamo. Clash Royale ha voluto che perdevamo perché ne abbiamo vinte 3 di fila, ovviamente. Messaggio del clan, Valkyrie, ok. Dai, su, cerchiamo di vincere queste 12 vittorie, anche se sarà un po' un problema. Buttiamo una palla di fuoco qui. Lui ha buttato il tronco. Oh no, 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 sparare, ti prego. Oddio, qui è la partita un po' particolare. No, no, non ci posso credere. Mamma mia, che fortuna. Mi serviva la scarica, mi serviva. Se solo ci avessi avuto la scarica avrei vinto già. Mamma mia, abbiamo già perso, non ci posso credere. Riesco a difendere. No, vabbè, questo l'ho perso anche. O forse no. Aspettate, aspettate, aspettate. Dai, posso farcela. Posso farcela. Bravo boscaiolo. Bravo boscaiolo. Sì, non ci posso credere. Gli mando una bella risata. Siamo riusciti a vincere proprio per fortuna. O vincevamo o perdevamo, erano due le cose. Siamo presi anche due corone, meno male. O prendiamoci queste 2500 monete, grazie mille. Oh, tra l'altro è iniziato anche il baule del clan e stanno già a 14 vittoria. Allora, eccoci qui, ho dovuto fermare la registrazione perché se la faccio troppo lunga poi non so, mi si imballa il video. Non fa nemmeno buona fine. Ok, adesso che hai buttato il razzo, ci avrai pochi elisir, spero, no? Dai, dammi pecca. Vai, siamo riusciti a vincerla. Prima o poi, con tutti quei razzi che tirava, dovevamo riuscire a guadagnarci qualcosa, spero.
Dai, che mi manca poco alle 6 vittorie per prendere la cura. Una vittoria mi manca, una. La torre ce la butta giù ovviamente, ma anche noi siamo in vantaggio con delle carte, quindi adesso siamo un po' incasinati, amico. Buttiamomi la torre qui, o difende o mi butta giù la torre con qualche strano modo. Quindi dai, su che riusciamo a fare queste tre corone, perfetto, gli mando un bel buona fortuna. Due stregoni elettrici. C'è il bottoniere, due principesse, due gobbe, un minatore, potevo metterci anche altra gente. Siamo riusciti a prendere queste 10 cure. Yes! 6 vittorie e 2 sconfitte. Speriamo che vada avanti. Vai! Facciamo lo screenshot della cura sbloccata. Sempre se riesco a farlo. Perfetto. E siamo riusciti a sbloccare. Che la cura costa 3, miglioriamola. Più 10 di vita. E adesso di quanto aumenta più 11. La prossima che sarà più 12. L'abbiamo potenziato al livello 3, ci mancano altre 6 carte per il livello 4. Ovviamente essendo una rara bisogna potenziarla molto di più. Dai, lucia la cura. Oddio. No. Non ci posso credere. No, ha fatto una giocata pazzesca. Ma ho sottovalutato il momento e ho perso. Niente. 6 vittorie, uffa, volevo arrivare a 12, vabbè, abbiamo fatto la metà. Abbiamoci questo baule da 6 vittorie della sfida cura, 3100 monete, una torre inferno, 4 giganti, 7 fornaci, un golem da sedute alle comuni, 112 cannoni. Bah, 100 gemme da sprecare non ce le ho. Pensavo andasse un po' meglio, vabbè, sono fatto 6 vittorie. Comunque, se il video di oggi vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, commentate, condividete, se non vi siete iscritti iscrivetevi, qui sotto in descrizione troverete il link della pagina Facebook, della pagina Twitter, più giù ancora troverete il link come avere le gemme gratis, ve lo metterò anche nei commenti, sotto in descrizione ci sarà il link dal programma con cui registro, il gioco con cui sto registrando che si chiama Clash Royale, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!